Pietro Chiesa, direttore di Pandora TV, e voglio dirvi soltanto poche cose perché siamo in tanti e avete già sentito qual è l'impostazione, non voglio ripetere niente. La prima cosa che voglio dire è questa: sappiamo già che andremo in recessione, la crisi è sicuramente molto grave, molto seria, e sarà una crisi non soltanto italiana, sarà una crisi mondiale. Cosa ha a che fare col MES? Io credo che la cosa più semplice sia descrivere quello che con tutta probabilità, in caso venisse approvato questo cosiddetto meccanismo salva stati, noi presto ci troveremo in una situazione insostenibile in Italia, perché adesso ci lasceranno sforare, sì, certo che ci lasceranno sforare, ci lasceranno spendere un po' di più, o meglio ci diranno che possiamo spendere un po' di più. Quanto più spenderemo, e credo che dovremo spendere molto per fermare questa emergenza, tanto più fra qualche mese ci diranno che noi siamo inadempienti, che siamo, come dire, in debito e che dovremo pagare, e siccome dovremo pagare ci dovremo rivolgere a questo nuovo organismo internazionale che ci darà i soldi, cioè ci darà i soldi prendendoli dalle nostre tasche, perché sono i soldi che ci abbiamo messo noi. Quindi noi dovremo pagare al tasso di interesse che loro decidono e che noi non potremo controllare, perché saranno i mercati che lo dicono, e quando dovremo pagare e non potremo pagare ci commissioneranno. Quindi è uno scivolo per andare velocemente in Grecia. Cioè, come sempre, i padroni universali, perché non sono quelli che governano in Italia che prendono queste decisioni, è un po' più in su, al piano di sopra che si prendono, i padroni universali sfruttano anche le crisi che nascono per fregare la gente, cioè per fregare tutti noi. Quindi sostanzialmente noi andiamo verso una grave crisi sociale, per pagare la quale la prima cosa che decideranno di fare è mettere i soldi nelle tasche di tutti gli italiani, nei loro conti correnti, ci porteranno via i soldi, quello che abbiamo risparmiato tutti insieme e che resterà a disposizione delle banche. Questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda è un po' più importante. Io credo che quello che sta succedendo, questa volta adesso non parlo più solo del MES, parlo della crisi sanitaria del mondo, epidemica, pandemica. Io credo che abbiamo un fatto nuovo, tutti insieme, sto parlando a gente che vuole cambiare le cose. Abbiamo di fronte a noi un problema nuovo, si chiama così, la società nella quale viviamo, viviamo tutti cari amici, tutti viviamo in questa società, non è più sostenibile. Quello che sta accadendo ci dice che è cominciata l'era della insostenibilità. E che vuol dire che noi dobbiamo abituarci a pensare in termini molto più vasti, perché quello che sta accadendo non è transitorio, è un cambio d'epoca. Forse non tutti se ne sono ancora accorti, ma io lo dico perché vorrei che ce ne accorgessimo. Questo è un cambio d'epoca nel quale tutti i criteri e i parametri della nostra vita saranno rimessi in discussione. L'economia, la cultura, la morale, i rapporti sociali, tutto sta saltando. Quello su cui noi vivevamo tranquilli, più o meno, ma vivevamo tutti, era l'accettazione di una società che non può stare in piedi, non sta in piedi sicuramente insieme alla democrazia, tant'è vero che in questi minuti, in questo momento, noi siamo qui perché non c'è democrazia, è una democrazia sospesa. Finisco. Dobbiamo cominciare a pensare a organizzarci in un mondo diverso, che non sarà più quello dell'altro ieri, e organizzarci per difenderci significa mettere in piedi degli strumenti che ci consentano appunto di sapere che cosa sta accadendo. Questo episodio di questa informazione che noi oggi stiamo dando in questa forma dice che o noi avremo un canale di comunicazione per il popolo in grado di dire la verità al popolo, o ci troveremo improvvisamente indifesi in una situazione in cui non potremo agire. È l'inizio di una nuova riflessione politica per tutto il movimento di opposizione al potere dei padroni universali. Quindi io vi saluto con un augurio, che questa riflessione la facciamo tutti insieme in qualunque parte d'Italia e possibilmente anche in qualunque parte del mondo. Buona fortuna.
Buonasera, io sono Marco Guzzi e, come è stato detto, credo che tutti noi siamo consapevoli che il sistema neoliberista globalizzato, il sistema dei poteri che controlla di fatto il mondo a livello finanziario, economico, sociale, editoriale, di comunicazione di massa, è sostanzialmente suicidario, come dice il grande sociologo Ulrich Beck. È una struttura suicidaria di cui questa Unione Europea sembra solo una espressione, l'espressione di questo sistema. Per cui io credo che opporsi al MES, pretendere una discussione pubblica, democratica su questo provvedimento, voglia dire porre uno stop alla direzione suicidaria di questo sistema globale. Come è stato detto anche da Chiesa, siamo evidentemente, come pianeta, come umanità, in un punto cruciale e decisivo della storia che conosciamo, un punto che potremmo dire tra crollo e risveglio, oppure, se volete, fra catastrofe e conversione, che poi sono due parole che dicono la stessa cosa. Catastrofe e conversione indicano semplicemente questo: dobbiamo cambiare rotta. Dobbiamo rovesciare la direzione che finora è stata seguita, perché questa direzione non è percorribile. Ora, il sistema suicidario, e lo vediamo continuamente, si sta compattando, si sta irrigidendo, si sta militarizzando, perché più si evidenzia agli occhi di tutti che è una follia suicida, più ha bisogno questo sistema di limitare l'informazione, ma direi di limitare la riflessione. Guardate che la comunicazione di massa entro la quale siamo immersi 24 ore su 24, questo misto orribile tra allarmi apocalittici e pubblicità, che viene data per scontata, è uno degli strumenti, a mio parere, più pericolosi per la destrutturazione della coscienza democratica. Quindi io credo che noi dobbiamo renderci conto di questo e animare un risveglio umano, popolare, culturale e, io direi, spirituale, perché altrimenti non avremo proprio gli strumenti per affrontare queste sfide incalzanti e pericolose nelle quali ci troviamo a vivere. Ma vorrei dire un'ultima cosa. Io credo che questo risveglio, io direi il risveglio delle anime oppresse, non solo degli esclusi, è certamente un risveglio sociale, economico, che dobbiamo giustamente utilizzare il linguaggio economico, sociale e politico. Ma io credo che non basti questo linguaggio. Cioè, la prova che ci troviamo a vivere richiede, direi, uno sguardo e delle parole più vaste. Si tratta di parlare veramente di una nuova umanità che non vuole farsi distruggere, una nuova umanità che deve trovare il suo linguaggio, che deve imporre un cambiamento radicale nel monolinguismo economicistico, nichilistico, materialistico e scientistico, di cui i poteri di questo mondo, the masters of the universe, i padroni del mondo, come li chiamano i grandi economisti mondiali, utilizzano, si servono per renderci impotenti. Questo monolinguismo serve ad indebolirci, a intimidirci, a farci sentire deboli, depressi, polli d'allevamento, diceva Gaber. Ecco, l'insurrezione di questa nostra umanità deve essere un'insurrezione poetica, spirituale, ma molto tecnicamente informata sul piano poi economico e appunto dei saperi specifici. Questi due livelli debbono agire insieme, perché la sfida è troppo grande. Se ci limitiamo ad un linguaggio solo economico, facciamo alla fine il servizio alla cultura neoliberista che vuole ridurre tutto ad un discorso economico. Ma non ci riuscirà. Auguri. Grazie, sono Antonio Rinaldi. Inizierò subito nel dire che il MES è il classico meccanismo automatico a cui purtroppo tutta la costruzione dell'Unione Europea ci ha abituato per estraniare completamente i parlamenti nazionali da qualsiasi processo decisionale. Questa è la verità. E nel momento in cui
l'Italia, l'Europa, il mondo sta passando in un'emergenza epocale. Si cerca alla chetichella, nel vero senso della parola, di approvare questo ennesimo meccanismo automatico. Attenzione, il 16 di marzo ci sarà la riunione dell'Eurogruppo e inizierà l'iter della ratifica, cioè tutti quanti i ministri dei vari paesi economici dovranno dare l'assenso, e quindi rivolgo un appello al ministro dell'economia italiano Gualtieri di non firmare. È un appello accorato in un momento in cui l'Italia è in ginocchio, non deve assolutamente firmare. Badate bene, esistono i presupposti anche giuridici affinché questo non avvenga. Paradossalmente c'è la legge che ormai conosciamo tutti quanti, la legge 234 del 22/12 del 2012, e vi dico che paradossalmente è stata voluta da Monti, pensate un po', in cui dice in maniera estremamente chiara l'articolo 5 che il governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere. Questo non è mai avvenuto per il MES, sia chiaro. Quindi noi pretendiamo che ci sia un confronto parlamentare dove tutte le forze politiche possano confrontarsi sul MES. Inoltre, dal punto di vista tecnico, vi dico che c'è una incongruenza palese. Io l'ho fatto presente anche in commissione Econ al Parlamento europeo, dove sono membro effettivo. In una seduta non più tardi di un mese fa c'era addirittura lo stesso presidente dell'Eurogruppo Centeno insieme a Gentiloni, commissario all'economia. Ebbene, io ho sollevato un problema estremamente chiaro. Nella bozza, quindi nella modifica, c'è scritto, fra l'altro, all'articolo 3, attenzione, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. A casa mia significa nient'altro che dare un giudizio di credito, cioè esprimere un rating, e una banca centrale, perché subito dopo dice a tal fine il direttore generale collabora con la Commissione Europea e la BCE, non può assolutamente dare un giudizio di credito, cioè un istituto emittente come la BCE non può dare a un membro il giudizio di credito. Già questo basterebbe per inficiare completamente il MES. Vi voglio dire l'ultima cosa, colgo l'occasione e ringrazio tutti quanti gli organizzatori del comitato per annunciare che lunedì prossimo è stata annullata la seduta plenaria di Strasburgo, sarà invece confermata quella di Bruxelles in maniera straordinaria. I lavori continuano a Bruxelles e vi annuncio che insieme ad altri miei colleghi europarlamentari, e questo invito è a tutti quanti gli europarlamentari italiani, indipendentemente dal colore, di manifestare contro il MES. Personalmente andrò in giro nel Parlamento europeo con un cartello no MES, per ribadire appunto che il MES deve passare preventivamente dal Parlamento. Il popolo è sovrano, se lo devono mettere in testa. Vi ringrazio. Certezza che il MES verrà approvato in sede di Eurogruppo e successivamente dal Consiglio esattamente nella forma attuale, perlomeno nel testo noto, e non ci sia quindi alcuna possibilità che il dibattito parlamentare o anche un serio esame della convenienza per l'Italia di arrivare a una modifica del contenuto di quella che attualmente si può considerare ormai approvata. Tutto questo appunto non ha per noi
alcuna possibilità di essere preso in considerazione. Parrebbe cioè che il governo e la maggioranza parlamentare considerino la questione chiusa o comunque sufficientemente dibattuta, e ci troveremo ad aver fatto una cosa abbastanza singolare. L'ESM di per sé, già nella prima versione, è la dimostrazione che il trattato, o meglio il regime dell'Eurozona in base ai trattati, non prevede alcuna forma di solidarietà fiscale e non prevede una banca centrale che abbia la funzione non soltanto di prestatore di ultima istanza, ma in definitiva quella più importante, di tesoriere degli stati che aderiscono alla moneta unica. In assenza di queste funzioni, gli stati, come diciamo, è unanimemente riconosciuto da tutti, anche dai sostenitori di questa visione, di questo assetto istituzionale dell'Eurozona, in assenza di questo gli stati rispondono da soli. L'ESM ratifica tutto questo perché sancisce che l'eventuale liquidità verrà prestata a condizioni di mercato a chi la può restituire. Questa, oltretutto, verrà prestata liquidità che sono gli stati ad aver fornito per primi. Quindi è in un certo senso, laddove ci sia la necessità, o comunque laddove ci sia una richiesta da parte di uno Stato, è la restituzione in gran parte dei soldi che uno ha versato e che nel caso dell'Italia sono stati versati aumentando il debito pubblico italiano. Con la nuova riforma, con il nuovo assetto, implica due cose. La prima, principale, è che sostanzialmente noi abbiamo versato questi soldi, ma siamo in una condizione sancita dal trattato per cui non potremo mai avere una linea di credito, a meno che non siamo costretti, ma sarebbe meglio che non l'avessimo mai, perché avremmo in cambio la troica e una serie di misure che ci obbligherebbero a fare default sul nostro debito pubblico. La seconda caratteristica è che la variazione del trattato porta a una maggiore probabilità, o meglio a un'attenzione, a una spinta verso questo default del debito pubblico, cioè porta quello a cui ha accennato prima Antonio, e cioè una valutazione di rischio preventiva e a prescindere dalle linee di credito della sostenibilità del debito, e quindi automaticamente verrà fatto un rating, una graduatoria del rischio, secondo poi tutta una serie di automatismi economici che sono stati già espressi in vari studi, compresi quelli fatti dalla BCE, e alla fine di questo, e complementare a questo, ci stanno le single limb clause, e cioè delle possibilità per la maggioranza dei detentori dei titoli di una singola emissione di imporre il default dell'intero debito pubblico, cioè esteso a tutte le emissioni, cosa che prima era limitata dalle precedenti ma eppure esistenti clausole CACS. Perché dovremmo aderire a questo trattato? Stiamo per entrare, anzi siamo già entrati in una recessione. Non starò a fare l'analisi degli effetti, ma questi effetti, oggi ho visto la stima di uno studio fatto dal Brookings Institute e da un'università australiana, con la simulazione in 6-7 scenari differenti. Noi siamo nel sesto scenario, lo scenario 6 di 6, più o meno si prevede una recessione per l'Italia superiore all'8%, e per di più prolungata, perché ci sono alcune condizioni sia istituzionali che sanitarie di cui non si conosce lo scadere, cioè non si sa quando si potrà tornare alla cosiddetta normalità e quali saranno gli elementi della ripresa. In questa situazione la prudenza minima, il senso di responsabilità dovrebbe portare alla decisa posizione di sospensione di un trattato che quindi richiede
consenso, che non siamo obbligati a concludere. Non c'è nessun obbligo per concluderlo, l'unico motivo per cui lo si conclude è una convenienza, ma questa convenienza non può essere nel fatto che viene usata un occhio di riguardo nel concederci una flessibilità. Primo, perché questa flessibilità, se ci deve essere concessa, non deve essere legata a un ricatto, mai, come accade in Europa. Ma in secondo luogo, perché questa flessibilità, noi lo sappiamo, nelle regole delle linee guida applicative del Fiscal Compact, è inutile. Cioè, siamo di fronte a una recessione che porterà probabilmente a bisogni di liquidità, a problemi di tenuta del sistema bancario, al bisogno di accedere, a difficoltà ad accedere ai mercati, quindi potenzialmente proprio a doversi rivolgere alle condizioni terrificanti, troica più default del debito che ci impone l'adesione all'SM, alla riforma dell'SM. Non è proprio il caso di avviarci per avere in cambio una flessibilità che è un ramoscello per uccidere un grizzly nella situazione attuale. Per cui io mi auguro che vi sia questo ripensamento, questo ultimo estremo atto di responsabilità da parte del governo, da parte dei responsabili politici attuali, e che si rendano conto che non è continuando a mentire agli italiani e a mentire a se stessi su quanto sia bella l'Europa, su quanto faccia bene l'Europa, su quanto sia incondizionatamente solidale l'Europa, che riusciranno a evitare che le conseguenze di queste scelte, le conseguenze di questi atti possano danneggiare l'Italia. Grazie.